Un caro saluto agli amici di Prossima Fermata Liscio e guardate chi c'è qui di fianco a me, ragazzi, Massimo Venturi. Ciao a tutti, un saluto, naturalmente siamo in questa meravigliosa serata, è un'occasione anche per salutare chi ci sta guardando naturalmente da casa e anche te in particolare. Insomma. Grazie. Massimo, fisarmonica da quando sei nato? Sì, esattamente, sì, ormai devo dire faccio parte, cioè come si dicono, dei vecchi, no? Nel senso che gli anni passano, quindi ormai diciamo il tempo passa, io sono già dal lontano 79 che suono la fisarmonica, ho passato parecchie orchestre, fra le quali dopo alcune orchestre piccole diciamo il salto è stato fatto quando con l'orchestra di Castellina Pasi dall'83 all'89. Poi dopo ho fatto l'orchestra con Barbara, quindi Barbara Lucchi e Massimo Venturi, che sono già 28 anni che abbiamo l'orchestra, quindi magari te l'ha già detto anche Barbara, forse, no? Non me l'aveva detta questa cosa, mi aveva detto che comunque, mi ha detto che avete un cantante bravissimo che sì, si chiama Andrea. Esatto, assolutamente. Ma la cosa più bella è che sono anche marito e moglie. È bella? No, no, sì. Perché di solito non c'è il detto che non si lavora mai, no, con, no, l'altra, ma guarda che è una bella cosa marito e moglie, però sì. Se me lo dici così subito dopo sono, cioè... Ah, non è vero, era un gossip. No, sai perché? Perché alle volte si dice mai lavorare con tua moglie perché litighi di continuo. Invece è vero. Vi vedo belli, belli carichi, vi vedo con un gran feeling. Beh, insomma, ormai dopo tanti anni non saremmo ancora qua se non fosse così, no? Perché penso che il tempo è quello che dà il giudizio a quello che fai, insomma, noi con l'orchestra sono 28 anni, più tutto il resto di prima, quindi insomma sono già parecchi. Quindi siamo ancora qua, per voi ci fa veramente piacere. Da dove è nata la tua passione per la fisarmonica? Beh, naturalmente i genitori, poi diciamo che adesso ormai purtroppo è tutto un po' cambiato. Le mode sono cambiate, però ai tempi, sai, suonare era una, i genitori ti portavano anche a fare questo mestiere, adesso è tutto diverso e quindi naturalmente poi essendo Bologna c'è un po' anche la patria della fisarmonica, quindi è stato semplice iniziare, poi dopo in quei tempi era anche più facile fare questa professione, adesso è molto più difficile, però siamo arrivati qua e quindi è una bella cosa. Certo. Inediti, dischi, mi ha parlato. Sì, noi nella nostra storia facciamo di tutto. E abbiamo fatto tante produzioni discografiche, molti le conoscono anche perché comunque dopo tanti anni, sai, tanti fisarmonicisti, poi i locali, una volta c'eravamo anche più spesso in tutti i locali, adesso si viene un pelino meno perché è cambiato un po' tutto, però anche nelle tue zone noi eravamo sempre di casa. Poi oltre a quello adesso ci stiamo specializzando anche naturalmente come fanno anche altri nei viaggi. Viaggi con l'orchestra, noi siamo stati fra i primi, siamo stati i primi dal 97 che facciamo viaggi, crociere e villaggi con l'orchestra, quindi adesso ne facciamo parecchi veramente perché abbiamo tanti amici che ci seguono e quindi è anche una cosa alternativa quella di fare anche queste viaggi in giro per il mondo, devo dire, quindi è una cosa che fa anche molto piacere. Poi ci divertiamo, anche la cosa principale è il divertimento, no? La cosa che ho constatato qui questa sera è che comunque sono tutti musicisti ma comunque si davano la battuta, no, rispondevano amici come se uscissero a mangiare la pista tutte le sere, che poi in realtà non vi riuscite a trovare mai perché ognuno ha la sua vita. Beh, naturale, però comunque fra di noi è così, poi sai i tempi sono leggermente, ti ripeto, cambiati da una volta, però insomma quando ci si vede c'è ancora la voglia di vedersi, no? Se uno volesse trovarvi, dove vi trovi? Beh, il sito internet barbaralucchi.it, che è il sito ufficiale nostro, poi naturalmente sulla pagina Facebook sempre di Barbara Lucchi su Facebook, Barbara. Esatto. Io devo fare altre cose, altri impegni, no? No, comunque Barbara Lucchi lo trovate, basta mettere Barbara Lucchi, si trova tutto, viene fuori tutto. Allora ringrazio davvero la simpatia di Massimo Venturi di essere stato qui con noi questa sera. Grazie a te. E poi ci sentiamo sicuramente prossimamente. Certo, assolutamente. Grazie a tutti, un saluto a tutti, ciao. Ciao.